dove sono? Chiama la polizia! Ma polizia siamo noi! Ah, chiamami i carabinieri! No, chiama i carabinieri, vai! Che numero è? 112! Avanti! Attacca, attacca! Salve! Salve, siediti! Buongiorno! Ciao, Betty, come mai da queste parti? Ma cos'è questa scemita? Ciao, Betty, e come mai da queste parti? Betty, ti risulta che hai fatto l'ula hop per ti salutare? No! No, allora? Ma hanno passato la cera? Ok. E stai scavazzi. È una nuova ordinanza. Testè è arrivato. Sì. Testè. Che tutti i poliziotti hanno stato senza scarpe. Mm. Sì, e perché si è tenuto ancora? Perché tiene ancora? Che mai è arrivato l'ordinanza? È un po' lei. Va bene, andiamo avanti, che c'è? Ecco, mamma. Te lo dico subito, io non ci volevo venire. Perché non sono d'accordo. Ma Ciro non c'è. No, non c'è, è venuto a firmare mezz'ora fa. Insomma, sono venuto a fare una denuncia. Lei? Io no. Zitto tu. Complimenti con rispetto. Salta zitto tu! Complimenti pure a te. Un euro. Allora la posso fare sta denuncia? Sì, puoi fare la denuncia contro chi? Contro gli inquilini del piano di sopra. Ah, gli inquilini del piano di sopra, chi sono? Voi? Noi. Brutta giornata. Adesso capito, vuoi denunciare a noi e perché? Parla. Ma se non sono d'accordo. Parla! Sì, amore. Ah, a parole tue. Chi è che fa un casino infernale per più di 5 euro al giorno? Ah. Chi è che si mette a cantare alle 6 di mattina? Ne, ma... Sa scritto qua. Chi è che strilla? Ah. Ne, ma chi è che strilla non facendoci riposare? Virgola, chi è? Questo tu, parola tu. A voce a me. Testa e musica sono da Betty però, eh. No, no, questo già non la sopporto. Poi questo fatto lavoro al giorno, sta spussando tutte le nervi. Vuoi che glielo spiego io? No! Ah, lo faccio io. Allora, Betty, noi ti volevamo chiedere... Coraggio. Noi ti vogliamo chiedere, noi e Paolo, ti vogliamo chiedere scusa. Bravo, 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 scusa. Come ha detto lui. Perché in realtà è successo che a casa nostra ci sta l'ex suocera di Paolo e di Ciro. Siccome è in fin di vita, l'ex suocera, allora non possiamo limitarla nelle sue cose. Cioè, quella che canta tutto il giorno e che si sveglia alle 6 del mattino in fin di vita. Alle 6 e 10. Zitto tu, alle 6. Hai ragione, ma cannanzi. Non ce la faccio più. La mattina non riesco ad alzarmi. Ieri mi sono addormentata al negozio. Mi ha svegliato la guardia notturna. E sei stata da sola tutta la notte nel negozio. Guardate, sono da sola nel negozio. E tu non sei... E fornuta di foscena! A volando coppia! Comunque, in effetti, lei stando in fin di vita, comunque non c'è. Ma chi se dice niente? Chi sto cosa brutto? Ciro non c'è! Sta scritto logo? No, non fa trumi. Che ti posso dire? Abbi un po' di pazienza. Da morire, da morire. Si risolverà, bravo, come hai detto. Da morire. Ma è sicuro che è in fin di vita? Come? E ci fissi l'analisi. Te ne triciclavi. Quando è te? Che cosa? Te ne triciclo proprio e... Ma proprio tanto, triciclo proprio...